Buonasera e ben ritornati a SDAC Magazine, l'approfondimento online che parla di, di cinema, di televisione e si impegna a informare il pubblico sulle nuove uscite cinematografiche con recensioni, articoli, approfondimenti e interessanti informazioni che appunto potete trovare sul nostro sito, sul canale Instagram, Facebook e YouTube. Quest'oggi abbiamo come ospiti Alberto Bogo. Ciao. E Fiorenza Pieri. Ciao. E ci hanno portato il loro ultimo film, che è appunto Terror Takeaway. E oggi andremo un po' a spolpare quest'ultimo tuo, tuo film che è uscito ormai da qualche mese ed è disponibile, si può trovare nei negozi, si può comprare. Allora vi dico questa notizia abbastanza in anteprima. Il film uscirà insieme al mio primo film, Extreme Ju Box, in DvD, eh, verso fine aprile. Per cui preparatevi, saranno due edizioni speciali, molto speciali. Terror Takeaway è il tuo secondo film, è un film di genere horror, prodotto da Davi Ferrando, Sonia Passarelli e Lucio Basadonne. Dopo Extreme Jukebox, com'è stato tornare al genere horror? Ma guarda, io ero abbastanza certo che avrei fatto un altro horror, e lo volevo fare in un modo un po' più, un po più pensato, un po' più professionale e anche soprattutto condensandolo in due settimane di riprese, non un anno e mezzo come nel primo caso, e per cui rimane un horror anche se molto diverso dal primo che era anche eh, molto rock, quasi un musical diciamo, per cui eh, sicuramente l'horror è un genere che amo insieme ad altri comunque. Quanto è durata la produzione del film da quando hai cominciato a scriverlo e a pensare all'idea? Allora, in realtà Terror Take Away eh, deriva da un cortometraggio che ho girato nei pressi di Londra circa nel 2015. e Poi mi è venuta l'idea di svilupparlo in un lungometraggio e nel febbraio del 2017 ho scritto in circa un mese la sceneggiatura, poi abbiamo iniziato la, i casting, eh, direi, che sono durati fra aprile e giugno del 2017, eh, per cui ci hanno preso un bel po' di tempo. E, e poi il film l'abbiamo girato nel settembre del 2017 in due settimane proprio insomma, di corsa però con una preparazione con gli attori abbastanza lunga che è durata tutta l'estate è un tempo record due settimane di riprese molto veloce sì no, diciamo che era giusto per tutta una serie di motivi Esprimersi in quel tempo, che comunque ha aiutato a mantenere la concentrazione alta. Eh? Avrei avuto anche un'ottima squadra di, di produzione, ma direi soprattutto quella, soprattutto una serie di persone folli, insomma, come noi che, che, che hanno creduto nell'idea e insomma, hanno lavorato tante ore al giorno, insomma, fino a 16 ore al giorno. Ma il progetto da come era nato, ha avuto dei cambiamenti a livello di storia, di personaggi? Come. Si è trasformato. Sì, guarda, grazie intanto per avermi fatto questa domanda perché in, sembra interessante vedere come si lavora sulla sceneggiatura. In realtà, la prima sceneggiatura prevedeva tutta una, una storia di, di come era nato questo killer e di come era diventato un assassino. In realtà, poi ho capito che non, con la chiave non funzionava. E allora ho cambiato il film in quella che poi è diventata insomma, la, la grossa metafora de, de, dell'Italia di oggi, del, del clientelismo, insomma, quello che poi vedrete nel film, e ho incentrato tutto su, su questa gara, eh, mentre, mentre appunto il discorso del killer è rimasto relegato a un flashback. Fiorenza invece, il tuo personaggio fa parte della squadra dei cattivi. Possiamo sì. stereotiparli così o preferisci approfondire un po'? No, approfondiamo assolutamente. Cattivo è diciamo, quello che si può attribuire esternamente al personaggio, sicuramente le sue azioni, il suo modo di comportarsi, il suo... Eh, voler difendere quello che ha conquistato la rendono un personaggio in parte negativo. È una vittima, come tutti gli altri, della società che si racconta in, questo, in questa grande metafora. È una che è arrivata ad avere la sua m, posizione lottando, forse anche in modo scorretto, e m, nel momento in cui si sente minacciata eh, di essere soppiantata nel suo ruolo, soprattutto a fianco del protagonista Teres Terence Parod, eh, tira fuori un lato animale. Di cui però, come dire, si pente subito dopo, se vogliamo andare a vedere il pelo nell'uovo. Sì, com'è stato lavorare con Alberto? Allora, devo fare una piccola premessa su questo. Io sono stata l'unica fortunata ad essere scritturata senza Provino. Nel senso che mentre tutti gli altri attori hanno dovuto sostenere un provino, eh, Alberto, eh, con cui ci stavamo inseguendo da un po' di tempo su vari progetti, io vedevo le cose che faceva lui, lui vedeva le cose che facevo io, eh, è venuto da me con la sceneggiatura dicendomi: Io vorrei affidarti a questo personaggio. Eh, il mio fortissimo scetticismo ha fatto sì che. Eh, mi facessi desiderare anche un po', <ride> chiedendo: Va bene, però io voglio dei dettagli sul film, voglio sapere chi sono gli altri attori, parliamo della sceneggiatura, voglio sapere quanto spazio ho per mettere a posto le cose, eccetera, eccetera. Quindi, trovando in Alberto una grandissima disponibilità in questo senso, eh, mi sono appassionata molto presto al progetto. Eh, abbiamo riscritto varie parti insieme, spero anche migliorandole, ci siamo consultati su vari aspetti, soprattutto per quanto riguarda il mio personaggio, ma anche diciamo, delle scene in cui sono coinvolta, e questo mi ha dato una grande soddisfazione. In questo devo dire che eh, per quello che diceva prima Alberto, il fatto di eh, aver avuto una grandissima squadra, che si è spesa, che si è appassionata al progetto è tanto merito suo, nel senso che lui. Eh, ha questa grande dote di riuscire a coinvolgere una squadra di lavoro che, eh, una volta davanti, anche messi davanti a delle difficoltà, non cedono il passo ma continuano a lottare per questo eh, sogno comune, che non è da poco. Certo. Ma quindi tu sei arrivata? Lui aveva già il copione, la sceneggiatura pronti, stavate per girare, gli è stravolto tutto, avete rimandato di qualche mese? Uh, sì, <ride> sono state tagliate delle scene, sono state aggiunte delle scene. Però la cosa bella è che una delle Puoi mie dirci scene. Quali? Allora, una Senza delle mie scolverare. scene preferite: ah, no. eh, Terence Parod e Adelaide Santienna scappando si ritrovano in delle cucine in un seminterrato. E c'è un momento di stasi in cui, dalla fuga del, dal killer. Uh, hanno un piccolo scambio di battute in cui raccontano parte del loro passato, un periodo in cui loro hanno fatto molti viaggi in luoghi estremi della terra e si racconta quindi un minimo uh, quello che è il rapporto fra i due personaggi che rende un po' più tridimensionali quella scena non esisteva nella sceneggiatura originale, ma è venuta fuori dal confronto fra me e Alberto sul personaggio, su come si potesse raccontare che questi due avevano un rapporto eh, un po' più approfondito rispetto a quello che hanno gli altri personaggi fra di loro, per esempio. Quindi secondo me è stato un grandissimo arricchimento all'interno della sceneggiatura rispetto a, ad avere dei personaggi incasellati soltanto nei loro ruoli di positivo o negativo che fossero. Oltre alle idee che sono venute fuori nella, nella storia, nella produzione, c'è stata un'idea di distribuzione un po' particolare questa volta. Eh, sì, va intanto ringrazio Lucio Basadone e Movie Day che hanno reso possibile questa follia applicando le nostre idee. Praticamente abbiamo avuto questa idea del, del Bogo Vision, che, che era qualcosa che voleva riportare gli odori in sala, un po' nello stile anni 50 del, dell'odorama. Questa idea è piaciuta molto perché, insomma, nelle varie proiezioni che abbiamo fatto poi in Giro per l'Italia abbiamo notato che comunque le persone si divertivano, avevano questo cartoncino. Eh, spieghiamo come funzionava. Certo. Io spettatore, vengo al cinema e che cosa trovo alla cassa? Oh, sì comprando il biglietto prima ti veniva consegnata questa cartolina che in cinque punti del film particolari è legata a determinate sequenze che sono legate a determinati odori. Per esempio, sta bruciando qualcosa, lampeggia una luce sullo schermo rosso, tu gratti questa cartolina al numero per esempio 3 che corrisponde alla scena e esce l'odore di, di fumo. E per cui erano molto forti questi odori che abbiamo provato testato prima con Lucio e, e devo dire che questa idea è, è piaciuta insomma ha aiutato il film a far parlare di sé ecco. ma curiosità quando li gratti tutti poi senti tutti gli odori allora in realtà è fatto in un modo per cui poi c'è un odore che prevale sempre molto Soprattutto ce n'erano un paio che erano terrificanti, ecco, quello di ascelle di Quindi odori, puzze di sì, tutto, assolutamente, ma qualche odore buono c'era la, uh, la pizza la sì. pizza, sì. <ride> E quindi ti piace il cinema sperimentale degli anni 50? Se ti sei ispirato a quello? Eh, tantissimo, Lucio. sì sì, entrambi abbiamo questa passione in comune, ci viene in mente un po' Herschel Gordon Lewis, insomma Roger Corman di cui insomma, sono un grande appassionato perché poi era un po' un cineasta tutto tondo, no? produttore, cioè uno che sapeva fare sempre cose interessanti e al di là del genere... Un po' a quelli ci siamo ispirati, William Castle, insomma, questa gente qua. Ma sul set, quale idee invece sono venute fuori? Era tutto preparato in precedenza oppure qualcuno ha avuto qualche illuminazione, qualche scelta all'ultimo secondo che hai detto wow, questa la voglio mettere nel film? Allora guarda, ora bella domanda intanto, perché in effetti devo dire che abbiamo seguito la, la sceneggiatura in modo abbastanza preciso. Però bisogna fare i complimenti insomma a quella ragazza che ha sostituito l'attrice dei, dei primi dieci minuti di film che voi vedete, che sono fondamentali e che sono insomma, piaciuti molto. E la ragazza che vedete recitare, che è Selene Feltrin, ha praticamente sostituito l'attrice in qualcosa come sei ore. Per cui è venuta da Milano, ha letto il copione in treno, e è arrivata sul set, è stata maltrattata, sempre simpaticamente. Insomma, buttata per terra, spogliata, rivestita, rispogliata. Insomma, ha fatto un lavoro direi veramente buono considerando che poi ha fatto tutto in pochi minuti. Per cui questo è stato un po' l'aneddoto più di, di improvvisazione, ecco, cioè ripensare quella scena con un'attrice completamente diversa. La, la trama del, del film mette al centro della, della vicenda questo protagonista, Terence eh, Parod, che è un imprenditore senza scrupoli, inventore della catena Tinto Spizza, che decide di organizzare questo delirante gioco al quale partecipano appunto i cinque ragazzi protagonisti per eh, vincere un posto di lavoro. Ora la domanda voglio farla prima a te. Secondo te l'Italia che è stata mostrata è veramente così oppure c'è una critica? forte a chi pensa che l'Italia sia veramente stereotipata in questo modo? È una domanda di grande responsabilità questa, forse la risposta esatto. è di grande e responsabilità. Ti... Eh, dal mio punto di vista, mh, devo dire, mi piacerebbe pensare che sia una parodia per chi la pensa così, io trovo invece che ci siano molti aspetti che corrispondono, soprattutto nel Ai. modo, eh, soprattutto nel modo eh, in cui è trattato il canale di comunicazione. Eh, attraverso i social media eh, che vengono utilizzati da chiunque. Quindi, che manchi un'autorità che ha il diritto e il permesso di parlare, ma che chiunque possa dire la sua eh, senza um, un controllo. Non so, il controllo non è neanche la parola giusta forse, perché non è un controllo che mirerei, ma una responsabilità di quello che si comunica. Tu sei d'accordo? Sono d'accordo, sì, con quello che ha detto Fiorenza e aggiungo che io ho cercato di, dare delle, di prendere delle, delle tipologie, ovviamente, no? soprattutto per i personaggi che vengono sacrificati. No? Ovviamente fai una sintesi, no? eh, cerchi per esempio il nerd, è una sintesi di una serie di persone che conosco. Eh, la sintesi risulta certo un po' eccessiva, un po' grottesca, però le basi da cui ho, ho attinto sono molto vere, molto personali soprattutto ne vengono da, da una serie di esperienze legate al mondo del lavoro drammatiche, sì, perché comunque eh, partecipare a colloqui di lavoro già truccati o, o posti già assegnati sono robe che, che se uno ha vissuto, insomma, io ho cercato proprio di mettere in modo molto sincero nel film, credo che questo si, si capisca. E ecco. invece il personaggio di Sciacaluga? Ah, beh, grazie, eh, beh, intanto mi fa piacere parlare... Eh, di questo personaggio perché insomma Marco ha fatto insomma, è nata una roba così. Io avevo già pensato di scrivere un personaggio su di lui, però avevo già lavorato con Carlo nel mio primo film che è il figlio di Marco. E Marco, niente, abbiamo provato, ha detto secondo me funziona questa roba: l'idea di fargli fare un personaggio che fosse proprio. Quel, quel tipo di personaggio italiano, no? eh, per cui quello che ha ricevuto un lavoro in modo assolutamente fortuito, grazie a una maniglia, un contatto, e, e, e giudica tutti ovviamente, no? cioè, il custode, quello non fa niente sta. Perfido. La, la, la gente reagiva in modo diverso. C'è chi rideva tantissimo, c'è chi quando moriva, poi addirittura esultava, c'ha quel pezzo. Di... E questo mi è piaciuto perché vuol dire che è entrato a più livelli il suo personaggio. Lui ha fatto un lavoro, secondo me, un po', un po pazzesco, era proprio... era proprio sgradevole quando recitava. Si è divertito, <ride> si è divertito molto lui, credo che. Anzi, devo dire grazie, perché Marco, insomma, nonostante l'esperienza e tutto il suo carisma è venuto con un approccio veramente da B-movie, cioè da, da lottatore, non, non è venuto col, col papillon ma si è sporcato le mani, è stato lì sette ore di notte con, uh, fra gli effetti speciali, insomma ha lottato con noi, per cui insomma, un grande grazie a Marco. Bene, allora adesso facciamo una piccola pausa e ci vediamo il trailer del film. Vediamocelo. Bene. La pizza è come il sesso. Anche quando fa schifo non è affatto da buttare. Ah! No, ti prego! No! Per a ah! no, no! 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 tempo determinato, brutta stronza. Ah, no. Te lo meriti. No, scopri a tempo indetto. A tempo indetto, ti prego. Il lavoro, il bene più prezioso che abbiamo oggi. In questo momento di crisi io darò la possibilità ad uno dei cinque estratti a caso di guadagnarselo questo posto e di lavorare a tempo indeterminato in una delle varie posizioni che offre la mia azienda. Capirai, sono due anni che sono disoccupato. Il mio sussidio praticamente è praticamente scaduto. Alla fine, meglio disoccupato che morto, no? Maledetto Tutta la mia vita è una camera oscura Un'unica e immensa camera oscura Eros, eh, ma che soffri di epistassi? E che? No, che ti sta uscendo il sangue dal naso Ah, quello No, tranquilla, è solo la cocaina Ritornati allo studio di Sdac Magazine, abbiamo appena visto il trailer di Terror Takeaway, diretto da Alberto Bogo con Fiorenza Pieri, Roberto Serpi, Alessia Sala, Noemi Esposito, Andrea Benfante, Daniele Madeddu, Fabrizio Zanello, Arianna Fancellus, Selen Feltrin e con eh, anche delle guest star che eh, abbiamo visto come Enzo Paci, Anna Giarrocco. Quale ruolo hanno avuto queste guest star nel film? Guarda, ho avuto la fortuna di avere questi due bravissimi attori per queste pubblicità che praticamente nel cinema sono, erano la pausa, per cui abbiamo pensato di, di mettere noi la pausa e di fare le pubblicità a tema eh, rispetto al film. E, e devo dire che è stata una scelta vincente perché qualcuno se ne stava per andare e poi vedeva insomma, Enzo, che, che fa molto ridere notoriamente, e si fermava e, e rimaneva seduto, era un po' quello lo scopo. E, insomma con Enzo era tanto che si voleva lavorare assieme perché avevamo collaborato assieme io come suo autore ai tempi di Colorado, per cui eh, abbiamo detto divertiamoci e in un giorno lui, io, lui e Anna abbiamo girato tutto praticamente. Lo spot che si vede a metà del film quello di Enzo, con Enzo Paci. Sì. È, è una tipologia di spot che mh, caratterizza un po' anche le pubblicità, quelle trash del, della televisione italiana. Fiorenza, nel suo, il suo personaggio, fa uno di questi spot. Quindi sono tanti anni che l'Italia fa questi spot, volevi dire questo? Che è un'eredità che ci stiamo portando e continuiamo a fare peggio? C'era quell'aspetto lì, sicuramente, ma c'era anche un po' l'idea della giovinezza perduta, no? cioè lei che guarda questa cosa, si guarda come era, com era bella da giovane e, e ora si sente sostituita da questa nuova rivale. Per cui eh, lo scopo narrativo di quella scena era soprattutto quello di. Sul personaggio? Sì, poi ovviamente c'è anche quell'aspetto lì. Sicuramente direi che dagli anni Ottanta che abbiamo iniziato un po' a giocarci. Secondo me quelli degli anni 80 erano sport... spot che avevano più pudore, poi pian piano hanno iniziato a perderlo e è stato l'inizio della fine. Come mai secondo te si è perso quella, quella serie? Te si è giocato più facile col, col trash o col provocatorio? Ma credo che a un certo punto il linguaggio sperimentale degli anni Ottanta era molto interessante, poi a un certo punto certe politiche più aggressive hanno voluto esasperare certi aspetti che funzionavano, no? per cui quello che è diventato così semplicemente un suggerimento è diventato un urlare nelle orecchie a qualcuno. Quali sono stati i tuoi modelli cinematografici da quando eri giovane e quelli di adesso? Guardi, i registi che ho amato in adolescenza sono quelli che poi amo ancora adesso. E il primo che mi viene in mente è John Carpenter, ma perché è riuscito a essere autore eh, facendo sempre genere e anche avendo una certa autoironia rispetto ai lavori che faceva. Non, non si è mai preso sul serio, anzi si, un po' si, si sminuiva. Mi, mi, mi è piaciuto poi il fatto che scrivesse lui le musiche dei suoi film, le sue sceneggiature. E ce ne sono tanti nell'Horror. Eh, amo molto, sicuramente fra gli ultimi Rob Zombie, eh, amo anche Lucio Fulci, che secondo me è uno dei più grandi geni del cinema che abbiamo avuto in Italia. Eh, poi mi piace tanto cinema d'autore internazionale. Degli italiani di oggi, sì, ma guarda, eh, per una volta diciamo qualcuno di veramente contemporaneo. Per esempio, Matteo Roveri, secondo me, è un regista estremamente interessante che fa film di genere girati in un certo modo e è bello spendere insomma, le parole su qualche collega di ben più grande successo rispetto a me ma comunque di un'età simile che fa cose mainstream ma secondo me che escono un po dal, dalle solite cose e Fiorenza mm. Come, come regista è sregolato come quando scrive oppure riesce a, a gestire <ride> con lucidità il cast e le scene? No, devo dire che come regista mh, la cosa bella è che si è affidato moltissimo a noi. Eh, ha scelto sapientemente un gruppo di professionisti. Non si è affidato a persone che dovessero dipendere troppo da una direzione, ma ci ha dato delle suggestioni per poter costruire in modo autonomo i nostri personaggi. E fra noi stessi, attori, eh, ci siamo creati dei piccoli appigli, delle piccole, eh, come si dice, dei piccoli momenti di intesa che arricchissero e arrotondassero le nostre storie. Quindi no, è stato molto bello perché lui ci ha sempre guidato sapientemente ma lasciandoci la possibilità di eh, ammorbidire e di creare qualcosa di nostro per i personaggi. Tu quali contributi hai dato al tuo personaggio oltre ai dialoghi e alla sceneggiatura che ci hai detto già prima che ne avete, ci avete lavorato insieme? E invece sul set davanti alla telecamera c'è stata qualche eh, innovazione che ti è venuta in mente? Ma no, devo dire che il lavoro è stato abbastanza organico dal momento in cui ho ricevuto la sceneggiatura e ho capito la direzione in cui lui stava cercando di portare il personaggio. Mm, ovviamente ho cercato di arricchire quello che lui stava proponendo, quindi tutte le proposte sia... Eh, stilistiche anche di atteggiamento del personaggio sono stata molto suggestionata anche dalla scelta del trucco dei costumi una volta che li ho avuti addosso che mi sono vista allo specchio ho cercato di eh, avvicinarmi sempre di più con l'interpretazione a quell'immagine che lui aveva suggerito sia da scrittura che proprio come figura tu sei attrice cinematografica di teatro, di televisione e anche insegnante di recitazione. Sì. Quali sono i tuoi progetti adesso? Che cosa stai facendo? C'è in vista qualche cosa? Allora, in questo momento principalmente sto insegnando qua a Genova. Eh, tengo un corso di recitazione cinematografica eh, e mh, con i miei allievi stiamo preparando un cortometraggio. E, per quanto mi riguarda invece eh, come attrice... Sta per uscire una serie su Canale 5 che si chiama Non mentire, con protagonisti Greta Scarano e Alessandro Preziosi, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, eh, che uscirà il 17 febbraio su Canale 5. Eh, è una serie presa da un format inglese che si chiama Liar, che è, è andato in onda l'anno scorso. Eh, è stato ripreso il format, è stato riadattato sia come sceneggiatura che come ambientazione. Eh, e si sviluppa in sei episodi che verranno mandati in tre puntate, quindi sono eh, due episodi da 50 minuti per sera. In bocca al lupo allora. Crepi il lupo. E rifaccio la stessa domanda a te, Alberto: sì. quali sono i tuoi progetti di adesso e quali idee hai per il futuro? Oh, per fortuna c'è tanta carne al fuoco. In primis, eh, un documentario da girare, un, anzi, un progetto ben più ampio che si chiama Making of Love da un'idea di Lucio Basadonne e Anna Polio, che sono compagni, e Lucio mi ha coinvolto in questo progetto che io girare, diciamo, di cui dovrei girare una parte a luglio, un mediometraggio che farà parte poi di Making of Love, che è un progetto più ampio, è un progetto di educazione alla sessualità, ma in un modo di un po' diverso dal solito, sarà la mia prima invasione nell'ambito del documentario e sono insomma molto contento di, di partecipare a questa cosa. E poi c'è un soggetto con cui sto lavorando insieme a Antonio Tentori e per cui anche per me è grande soddisfazione lavorare con insomma, lo sceneggiatore di Dario Argento, Lucio Fulci e vediamo appunto cosa ne faremo di questo soggetto che è sempre un thriller e l'uscita dei miei due primi film in DVD, quella ad aprile, e poi c'è ancora qualcosa, ah sì, una sceneggiatura che ho scritto assieme, che sto finendo di scrivere proprio in questi giorni, insieme a Rosalba Evangelista. È un, sempre un thriller, questa volta erotico, e anche quello, vediamo se finirà da qualche parte. Insomma, Beh. basta. Poi. <ride> quindi anche per te, tanta carne al fuoco, quindi ti faccio in bocca al lupo. Grazie. Adesso vi faccio una domanda a entrambi per concludere questa nostra chiacchierata qui allo SDAC Magazine: vorrei che consigliaste al nostro pubblico un film a testa, un film diverso ovviamente. Allora, visto che stiamo parlando di genere, eh, la cosa che io trovo molto bella e che mi appassiona del genere è che può spesso essere utilizzato come metafora eh, estrema. Per parlare di alcune tematiche. In questo caso ci sono due film che negli ultimi anni mi hanno molto appassionato. Uno è Essere Stato qui, eh, di cui purtroppo non ricordo il nome del regista, ehm, e l'altro è Babadook. Eh, la regista australiana, invece ha avuto un, una regista donna australiana, ha avuto un bel successo e sono due film mh, che cavalcano il genere per raccontare in realtà delle situazioni. Eh, emotive molto articolate eh, quindi secondo me sono due film che vanno visti. Escher è stato qui e Babadook tu invece Alberto cosa consigli? Allora io ne dico uno che per me è la stessa cosa perché voglio essere ultra classico questa volta che è Viale del Tramonto che è un film che, che è il mio preferito e anche quello che consiglio perché secondo me eh, è un film sul cinema, è un film dove c'è una sceneggiatura perfetta, dove i personaggi, nonostante il film sia del 50, sono estremamente moderni e, e dove c'è anche un certo, pur nella commedia, un certo clima un po' horror, un po' cupo. È un film da, da un, che ha tanti gusti, secondo me. E, però è un film straordinario, l'ho visto un sacco di volte, se non l'avete visto guardatelo perché poi lo rivedrete. Grande capolavoro di Billy Wilder. Sì, lo dimenticavo, vabbè, grandissimo autore diciamo, di tanti film, come a Qualcuno piace caldo, L'appartamento, eccetera. E dopo i vostri consigli, io vi ringrazio di essere stati qui a questa puntata di SDAQ Magazine. Ringraziamo anche il pubblico che ci ha seguito e ci vedremo alla prossima puntata. Grazie a voi. Grazie a voi, ciao.